Lieber Matteo Pasquinelli, liebes anwesendes und virtuelles Publikum, ein, herzliche, ein herzliches Willkommen im Italienisches Kulturinstitut Berlin. Wir freuen uns sehr, Sie alle heute Abend noch einmal nicht nur online, sondern auch in Präsenz in unserem Konferenz Konferenzsaal begrüßen zu dürfen. Insbesondere freuen wir uns sehr, die zweite Veranstaltung unserer Reihe Saggi e Scienza vorzustellen. Damit wollen wir unsere Formate um die bislang weniger bekannte Essayistik erweitern und angesehene italienische Naturwissenschaftler präsentieren, die nicht nur international Anerkennung genießen, sondern auch leidenschaftlich und literarisch anspruchsvoll über ihre Forschungen erzählen können. Nun handelt es sich um eine anregende Buchvorstellung. Der Titel des Buches, das nicht noch nicht ins Deutsche übersetzt ist, lautet „La Mathematica è e Politica“. Mathematik ist politisch. Publiziert vom Verlag Enaudi 2020. A parlarci di questo libro. Che ha avuto un notevolissimo successo in Italia e la sua autrice, Chiara Valerio, che ringrazio di cuore per essere qua. E la presento in breve, anche se, come capirete, non è un'impresa facilissima. Eh, Chiara Valerio è innanzitutto una scrittrice e dunque ricorda i suoi romanzi, A Complicare le cose, La gioia piccola ad essere quasi salvi, Spiaggia libera a tutti. Ma è anche una scrittrice che legge tutt'altro che una scrittrice monologica e leggendo cerca gli altri. Lo ricordavo ieri sera ad Amburgo, forse ce lo racconterà di nuovo. E questa sua attività di lettura intensa e appassionata, che punta alla relazione, è anche la chiave del suo impegno come responsabile della narrativa italiana della casa editrice Marsiglio e con Rai Radio 3. Cura la trasmissione di romanzi classici ad alta voce e una deliziosa rubrica domenicale, L'isola deserta. E raccomando anche al nostro pubblico tedesco, che ama l'italiano, di ascoltarle, perché sono veramente due deliziosi momenti di incontro anche con la letteratura. E collabora con l'Espresso, in Fair e La Repubblica. Infine, ma è questo il dato saliente di questa nostra serata, è anche una scrittrice che ha studiato e insegnato matematica per molti anni, con un regolare e mm, apprezzatissimo dottorato di ricerca in calcolo delle probabilità. Per la casa editrice Einaudi ha pubblicato, non a caso, Storia Umana della Matematica, nel 16. E la la, il cuore non si vede la matematica che è un romanzo in realtà giusto e la matematica di questi sono i romanzi i, i titoli recenti e la matematica e politica nel 20 e ancora nessuna scuola mi consola del 21 questa sera ci dirà forse come è possibile leggere la matematica e come questo possa essere un esercizio di democrazia a dialogare con la nostra ospite l'interlocutore più no? C'è apparso Matteo Pasquinelli, professore di filosofia dei media alla Hochschule für Gestaltung di Karlsruhe, dove coordina il gruppo di ricerca sull'intelligenza artificiale e sulla filosofia dei media Kim. È curatore dell'antologia Alice of Your Mind, Augmented Intelligence and Its Traumas e con Vlad Agnole del saggio visivo del No Scope Manifested. La sua ricerca si concentra sull'intersezione fra scienza cognitiva, economia digitale e intelligenza artificiale e sta preparando una monografia sulla storia dell'intelligenza artificiale con un titolo provvisorio L'occhio del maestro. Dunque, non mi resta a questo punto che ricordare al pubblico che la traduzione simultanea la dobbiamo a Johannes Hampel e che sarà possibile alla fine rivolgere domande ai nostri ospiti. Io darei la parola a Matteo. E quindi a seguire. Vai. Grazie. Grazie Maria Carolina forza. Quindi Chiara, buonasera. Questa sera parliamo di questo tipo di Chiara Valeria la matematica e politica. Però la matematica è sempre... Ah, microfono... Dimenticate il microfono, scusate. Dicevamo, parliamo di questo libro, la matematica è politica, ma la matematica è sempre stata politica. Ha aiutato le civiltà umane a sorgere, è cominciata negli antichi campi disegnando figure geometriche, ha aiutato a dividere le risorse, le terre, eccetera, eccetera. E poi addirittura potremmo concepire qualcosa che magari non ti fa molto piacere, gli antichi eh, elenchi e, eh, e le, le forme abilonesi di, di, di censo della popolazione. Queste sono le origini. Oggi viviamo in un mondo che è controllato attraverso la matematica, le reti digitali. Ehm hanno un controllo uh, notevole delle nostre vite. Oggi viviamo in un mondo in cui potremmo parlare di una matematica delle corporation, che è quella di Google, di Facebook, che in qualche maniera codifica nostri, eh, le nostre vite, ma anche di una matematica degli stati, che non è solo la statistica e la matematica che ad esempio ha controllato la governance del Covid, siamo stati tutti abituati nell'ultimo anno a questi indici di tendenze. Quindi viviamo in, in mondi densi di matematica. E in qualche maniera tu proponi un'altra uh, matematica, forse una matematica del popolo, una matematica tua. Però, prima di affrontare questi massimi sistemi, io vorrei eh, tornare a questa dimensione umana, autobiografica, biografica del tuo libro e a, alla tua esperienza nelle scuole come studente e come insegnante, farti una domanda molto diretta e molto semplice. Perché noi siamo abituati, appunto, anch'io stesso come studente. Uh, abbiamo vissuto la matematica come astrazione e aridità. E, e tu vorresti cambiare questo. Vorrei chiederti qual è, in quale maniera tu insegneresti matematica oggi, in maniera diversa, nelle scuole italiane, tedesche, europee, in una maniera che non sia astratta, arida e separata da, 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 dalla storia, dal sociale, dalla politica, appunto. Eh, in, buonasera. Uh, no Intanto io introdurrei semplicemente nelle scuole superiori un insegnamento di storia, della, di storia della scienza, esattamente come si studia storia della filosofia. Questo perché il problema delle perce, della percezione dell'astrazione della matematica dipende da cosa che è insegnata fuori dal tempo e dallo spazio. È una specie di samsara di formule dove i teoremi portano ad altri teoremi, le formule portano ad altre formule e sembra autoassolvente e autoconcludentesi in questa specie di ripetizione. Quindi, diciamo, l'unica forma occidentale di karma che esiste è in effetti la ripetizione in inane di teoremi che si trasformano in altri teoremi. Quindi, che certe volte por porta alla mistica, probabilmente. Quindi, sicuramente introdurrei uno studio della storia della matematica nelle scuole superiori. Sull'insegnamento della matematica, le scuole elementari non abbiamo moltissimi problemi, un po' perché coincidono con quel fantastico luogo comune di non si sommano le mele con le pere e quindi ci sono problemi di questo tipo, oppure delle donne che vanno al mercato, degli uomini che vanno in banca, sono ancora sono gender orienti di problemi di matematica alle scuole, uh, alle scuole elementari, mentre uh, alle scuole medie comincia il samsara e, mh, con l'algebra uh, uh, letterale. Perché così comincia? Comincia con l'introduzione dell'A e delle B, delle X e delle Y, quando appunto le A e B non corrispondono né a mele, né a pere, né a uomini, né a donne, ma semplicemente a simboli svuotati di qualsiasi cosa. E nelle scuole superiori, per come sono fatte le scuole superiori, eh, introdurrei lo studio della storia della scienza. Riprendendoci quella cosa, purtroppo mi dispiace sempre dirlo e lo dico sempre, non dovevamo morire democristiani, ma moriremo democristiani, quello che aveva fatto Franca Falcucci nell'85 con la riforma del Piano Nazionale Informatica, introducendo cioè... Lezioni e insegnamento di codice nelle scuole secondarie superiori, che significa insegnamento e pratica di quello che sono gli algoritmi, che sembrano una cosa stranissima, come giustamente ricordava Matteo Pasquinelli, sono la base della matematica delle corporation e anche in parte della matematica degli stati, laddove ancora gli stati e le corporation non coincidono, ma su questo diciamo po ci potrà dire meglio Matteo Pasquinelli. Uh, un ultimo appunto, io non solo non odio gli elenchi. Ma sono pazza degli elenchi e sono diventata pazza degli elenchi quando appunto, ho appunto incontrato un catalogo assiro che contava i bambini nati in un certo anno per capire quanti lavoratori della Terra sarebbero stati disponibili nei 15 anni successivi. Che è esattamente quello che in fondo dovrebbe fare qualsiasi sistema politico: immaginare un futuro non a sei mesi ma a 15-20 anni per la popolazione eh, che Uh, governa o che, uh, che governa in qualsiasi forma, diciamo, questo poi um, è secondario. Quindi, io amo gli elenchi e amo gli elenchi perché. Essendo una persona del Sud superstiziosa, negli elenchi il tempo in fondo non passa. Nella lista della spesa che uno ha a casa c'è già tutto, anche quello che in casa manca. Uh, quindi in fondo l'elenco da una parte coincide con la morte, perché la morte è il non passaggio del tempo, il non conteggio del tempo, dall'altra parte coincide con il tutto. Quindi ogni volta che noi stiliamo un elenco, e c'è un bellissimo uh, account Instagram che si chiama l'Insta della spesa, dove ci sono uh, fotografate. Esatto, le liste della spesa che fanno le persone, dove dentro ci si trova appunto i prodotti che mancano, ma anche baci da dare a mamma. Perché questo è l'elenco eterogeneo, quindi io amo gli elenchi. Um, cerchiamo di dare un altro uh, taglio. Um biografico, le persone che popolano oggi la matematica e pensando ancora una volta agli studenti, ci sono forse due categorie, piuttosto che le discipline, no? l'informatica, la statistica, il calcolo numerico, uh, le teorie. Pensiamo un po' alle soggettività che oggi fanno matematica, tu ad esempio con la tua esperienza, ma io penso a moltissimi studenti che oggi fanno computer science e informatica, perché forse loro mancano un po' no? In, nel tuo libro. Quale messaggio vorresti mandare a loro quando si parla oggi? Perché la mia impressione è questa: che oggi, che è un po' il campo che conosco, le nuove generazioni che si esaltano anche con l'informatica, il computer science, il machine learning, uh, vengono quasi assorbiti da, da, dalle capacità della matematica, in quel senso, sono quasi estasiati e vengono trasportati politicamente in questa direzione quasi techno-determinista, vorrei dire. Un po' anche i cosiddetti hackers no? sono, subiscono un fascino strano della matematica. Tu, quale? messaggio vorresti mandare a queste nuove generazioni? Poi avrei un'altra domanda per un'altra un categoria. Io di solito mi guardo molto molto lontano, non mando mai messaggi, cerco sì. di evitare proprio <ride> e no non, non, no non vorrei mandare messaggi, spero che questo libro non mandi messaggi. Se ti è arrivato un messaggio è tuo, è tuo. il messaggio. Cancellalo. No no lo puoi tenere, lo puoi tenere, puoi indurre messaggi ma non manda messaggi e, spero. E, comunque non era l'intenzione, sappiamo tutti che però l'intenzione una volta che il libro è stato pubblicato Intenzione dello scrittore, ma vale quanto l'intenzione del lettore, quindi non, non, non lo so. E, no, penso che su sia successa una cosa. E, scusate se torno sempre alle riforme scolastiche. Dopo la riforma scolastica del 1985, con la gara Franca Falcucci, ministro democristiano, che fa il piano nazionale informatica, vent'anni dopo, quasi vent'anni dopo, nel 2003, arriva la riforma in Italia di Letizia Moratti. E questa riforma si chiama, credo che l'abbiate sentita anche qui in Germania perché vera era veramente un claim fantastico, la riforma delle tre I, che erano informatica, inglese e impresa, dove informatica però non, non si trattava di codice, si trattava di rendere in qualche modo abilità a essere utenti e a utilizzare pacchetti software. Quindi è naturale che dopo altri vent'anni di insegnamento di patente europea informatica, cioè insegnamento di pacchetto Excel, Word, Microsoft, e, e torniamo a quello che Matteo Pasquinelli potrebbe e spero dica più profonditamente di, te, di me, cioè la differenza tra governance delle major e stati, se impari solamente un pacchetto di Microsoft cosa sta facendo lo Stato? Ti sta rendendo utente di una, non è Unix, non è Mac, è una cosa sola. Quindi quello che è stato fatto, perché lo fa la scuola, nessuna, nessuna faccenda politica impatta la popolazione come l'insegnamento delle scuole primarie e secondarie. Ecco, noi siamo diventati utenti, in quanto utenti ci lasciamo affascinare da che cosa? Dal risultato della tecnologia. Quindi noi, dalla velocità della tecnologia, dalla vicinanza della tecnologia alla magia, perché tu premi un pulsante e accadono delle cose. Um, ci sono bellissime pubblicità delle macchine tedesche. Uh, una, Quelle della BMW sono clamorose. Uh, a un certo punto è uscita questa pubblicità della mh, Audi. Uh, stiamo parlando probabilmente della, della fine degli anni 10 del 2000, e forse non so se era solo per il mercato italiano. Comunque era così: c'era un bambino vestito da Dart Fener che cercava con le mani di spostare le cose andava vicino alla scopa e cercava di spostarla, la scopa non si spostava, andava vicino al cane cercando di obbligare a mangiarlo, a mangiare il suo piatto e il cane non mangiava. A un certo punto tornava il padre con l'audi, il bambino andava di fronte al padre che stava parcheggiando, imponeva le mani verso i fari e i fari si accendevano. E allora stacco, si vede la madre e il padre dentro, dopo che il padre aveva parcheggiato, si vede dentro loro due che si abbracciano e sono felici che il bambino pensi che magicamente si sono accesi i fari, ma era un telecomando. Quindi la questione è che noi siamo stati abituati dalla scuola, la scuola italiana ha pensato di farci diventare utenti magici della tecnologia e dei dispositivi, attraverso cosa? Attraverso l'utilizzo del pacchetto Excel che faceva anche i calcoli molto velocemente. Però tu fai riferimento anche all'antica um, riforma Croce Gentile che produce questa separazione tra curriculum umani umanistici e scientifici in Italia sì, e abbiamo... che sembra diversa però da quello che è accaduto in altri stati. Quindi tu fai riferimento anche a questa allergia che si è prodotta verso la matematica. Per via di questa separazione? Lui la dice esattamente così. Cioè, eh, nella riforma di Croce Gentile del 23 c'è scritto che la, 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 le competenze, con le conoscenze tecnologiche sono con, conoscenze specifiche, le conoscenze scientifiche sono conoscenze tecniche specifiche, cioè non fanno parte del corredo culturale di un intellettuale. Questo è quello che è successo in Italia e questo è quello che continuiamo a vivere. cioè una separazione netta che non esiste, perché anche le categorie, eh, quando, quando uno studia in maniera verticale qualsiasi cosa, che può essere la germanistica, può essere la matematica, può essere il latino, può essere anche l'educazione fisica, quello che succede è che tu impari che le categorizzazioni sono merceologiche, oppure servono per le cattedre universitarie. Non c'è nessuna differenza tra la statistica, la matematica e la matematica, la matematica computazionale o che ne so, l'analisi matematica o la probabilità. Sono variazioni di uno stesso sistema logico, deduttivo o induttivo, che uno varia e specifica verso delle cose, ma eh, questo da che dipende secondo me che noi dividiamo? Che noi pensiamo sempre, mh, un grande portato dell'illuminismo oltre il colonialismo, che l'intelligenza sia una cosa che divide. Noi abbiamo letto molto bene tutti quanti Cartesio il discorso sul metodo, ma fino a un certo punto, invece perché la verità dei liberi, come sta scritto in San Giovanni, ti deve essere detta tutta e tu la devi capire tutta. Quindi noi abbiamo imparato il discorso sul metodo che è, fa l'esempio della brocca, la brocca che viene rotta e poi viene rimessa insieme e Cartesio dice tra la brocca rotta e la brocca riparata ci passa nelle crepe la luce della conoscenza. Quindi noi abbiamo pensato che dividere e riattaccare era la cosa dell'intelligenza, invece l'intelligenza viene dopo, quando tu vedi che è la stessa cosa. Quando metti insieme i pezzi. Ecco, dividere le cose senza pensare che una volta che le divise le devi per forza mettere insieme è un errore epistemico, epistemologico, incredibile. E però lo facciamo. Perché? Perché? Perché le cose divise sono più facili. Questo è. Le cose unite fanno spavento, non le capisci mai tutte, sai benissimo che non le capisci tutte, forse non le capirai mai. L'interezza fa spavento. Quindi noi dividiamo, però a un certo punto, uno il coraggio, la sfrontatezza, l'improntitudine, l'abitudine ad unire e a, e a fallire unendo, la devi avere. Ecco, questa cosa lo studio della matematica te la dà, quell'arditezza, quell'ardimento, quella giovinezza, quell'allegria, quella leggerezza, quell'idea quell che tutti falliamo e solo fallendo dimostri che hai fatto qualcosa, quella cosa la matematica te la dà. Questo credo che sia. Però oggi abbiamo matematici che in qualche maniera controllano la matematica. Sono la matematica è finita con, nelle mani di una. vorrei dire in qualche maniera una elite, no? Però la matematica è troppo importante per lasciarla solo ai matematici, giusto? E quindi dovrebbe essere più compresa diventare strumento popolare per capire il presente. E qui vorrei arrivare al punto di oggi, del, di quella che è il problema, per esempio, della governance del Covid, dei numeri che controllano. E secondo me questo è un punto cruciale nel tuo libro, in cui tu affronti in maniera viscerale, perché in qualche, mi sembra che tu soffra del modo in cui appunto il Covid sia stato gestito, e come vedi la matematica in questo caso, che è la tragedia della crisi del Covid? Allora, penso che sia sta, stata una grande occasione per la matematica di essere portata... Al contrario di come volevano Croce Gentile, a far parte delle conoscenze del bagaglio di un intellettuale o anche di un cittadino, semplicemente. Eh, e questa è stata un'occasione. Ovviamente ci abbiamo messo un po' di tempo, nel senso che da partire dal marzo 2020 sulla televisione italiana, anzi, un appuntamento. Tipo, non so se qui in Germania si facevano, era partita questa moda degli aperitivi online, tipo su uh, Zoom oppure su altre piattaforme, noi certe volte lo facevamo con le nostre amiche tedesche, però a certe ore del giorno, non regolarmente, invece noi avevamo l'appuntamento online con Giuseppe Conte che leggeva i numeri del Covid dalle 18.25, che poi non si presentava mai alle 18.25, diventavamo sempre 19.25 alle 20.25, quindi c'era questa specie di angoscia dell'appuntamento. E soprattutto i grafici di evoluzione dei dati venivano viste come delle istantanee cioè non naturalmente, non naturalmente veniva data il numero assoluto il numero assoluto degli infetti senza il numero dei morti senza il numero della popolazione senza il numero di tamponi ci cioè, abbiamo messo quasi un mese e mezzo per regare il numero degli infetti al numero di tamponi fatti al numero della popolazione all'incidenza diciamo in certe zone geografiche quindi i numeri venivano dati in assoluto adesso dare il numero assoluto è una cosa che sappiamo fare tutti perché perché tutti almeno una volta nella vita abbiamo pensato o contato le pecore per andare a dormire, il numero assoluto è come con tale pecore, quindi non ti dà nessuna conoscenza, ti dà obnubilamento, ti dà consolazione, ti dà qualcosa così. Quindi adesso come fai a dare con consolazione qualcosa che ti sta dicendo qual è l'incidenza su una popolazione non vaccinata di uh, un virus che è arrivato adesso? Quindi la gestione è stata fallimentare all'inizio. Però poi che cosa è successo? Che i matematici che, o i matematici fisici che anche non facevano comunicazione della scienza hanno cominciato volta per volta sui profili Facebook sui profili Instagram, matematici che anche non stavano in Italia ma che erano italiani e lavoravano fuori, a dire guardate questo dato si legge così, le coordine, sulla scissa e sull'ordinata, su queste cose significano questo è, ed è stato formidabile quello che è successo perché qualcuno ha cominciato a dire ma questa percentuale che cos'è ma anche semplicemente dal punto di vista fisico quando diciamo bisogna stare a due metri di distanza oppure a un metro e mezzo di distanza oppure a tre metri di distanza e uno comincia a dire vabbè ma quant'è è un metro e mezzo quanto è due metri quindi non solo è stata una grande possibilità per la matematica di arrivare a essere quella cosa che è, cioè una possibilità di lettura del reale in maniera quantitativa e comunicabile, ma è stata anche una grande possibilità di riprendersi delle misure che sono intorno a te, quindi di, ri, di deastrarre la matematica come ci era stata insegnata. Cioè, noi lo sappiamo adesso quanto misurano due braccia aperte. Noi lo sappiamo quanto misura più o meno un ombrello aperto, di modalità pastore o modalità, diciamo, ombrello pieghevole. Lo sappiamo. Quindi abbiamo avuto dei numeri intorno a noi che invece di opprimerci, ci davano delle coordinate. E questo è stato secondo me fondamentale. Ci cioè abbiamo messo un po', ma non tanto. Perché questo succedeva a, a marzo 2020 in Italia, a giugno 2020 era già diventato tutto quanto più chiaro. Che in che senso più chiaro? Più comunicabile. Non era più spaventoso, né era il conteggio delle pecore? Era qualcosa che ti serviva per interpretare la tua condizione in quella particolare zona geografica in quel particolare giorno del mese. Quello era. Cioè, noi abbiamo avuto la mappa del tesoro dei pirati sapendo che la X è dove scavare, e noi eravamo la X. Questo è stato formidabile. Ci abbiamo messo quattro mesi, manco tanto alla fine, per, essendo un paese di analfabeti scientifici. Quindi, che ci dice questo? che le cose le capisci quando ti servono. Se non ti servono, non le capisci, non le capirai mai, devi fare uno sforzo intellettuale infinito per capire le cose che non ti servono. Ecco, quindi io credo, Matteo, che eh, sia stata una grande occasione. Adesso ovviamente, dopo l'occasione, bisognerebbe mettersi a studiare e quindi fare una, una serie di riforma dei testi scolastici e l'introduzione appunto della storia della matematica negli, stu negli stu stu studi almeno secondari anche perché dire che la storia della filosofia e la storia della scienza sono separati cioè, io non so tu al liceo o voi al, qui in Germania come funziona, ma non si, studiano, non si studiano anche Cartesio, mica lo studi come un matematico poi ma a un certo punto ti trovi il piano cartesiano e dici ma è lo stesso Cartesio <ride> oppure si chiamano tutti Cartesio in Francia all'altezza del 600 e <ride> succede questo, che tu pensi che ci, quanti cazzi di Cartesio ci stanno? Solo uno Sempre René, oppure Pascal, la stessa cosa. Quello Pascal si è inventato la prima macchina calcolatrice. Perché sì. dobbiamo studiare solamente Pascal e i giansenisti e non dobbiamo studiare perché, il, perché per esempio, ha, ha inventato la macchina, una macchina calcolatrice? E questo vale per tutti. Perché, voglio dire, il fatto che Engels fosse un grandissimo statistico, noi non lo sappiamo mai. Non lo sappiamo. Eh, non lo sai perché non te lo dicono? Perché non fa parte del corredo culturale di un intellettuale e dunque nemmeno di un filosofo. E quindi tu non lo sai e ti sembra lontanissimo da te. E quindi le persone si iscrivono a filosofia pensando di fare una cosa che è completamente contraria alla scienza, oppure ti dicono anche però anche la matematica e la filosofia. Cazzo a cazzo, è stata fatta la stessa cosa. Queste, queste sono le stesse persone. Quindi c'è questo problema di separazione delle due culture, che, però, secondo il Covid, in mezzo a questo grande disastro. Molte cose negli ultimi vent'anni sono cambiate. Quando io ero all'università e studiai filosofia Bologna, a Bologna... Stiamo... Bologna... Statistica era considerata la facoltà come dire più uncool insieme a geologia, oggi è il contrario, con l'antropocene, il machine learning e il climate change statistica e geologia sono diventate le materie numero uno. E in effetti il, il governo del numero che abbiamo um, incontrato il COVID mi ricorda anche alla questione climatica, oggi il fatto ad esempio che si discuta del cambiamento climatico attraverso uh, semplici numeri, ad esempio il fatto che la, uh, la temperatura dei prossimi anni salga di due gradi, ma questo numero piccolo, eh, più 2 più 1,5, è costruito attraverso processi matematici enormi. E, e mi ricorda anche in questo caso appunto la centralità del problema matematico e come sia politicamente presente e sia un numero ad esempio, questo più 2 più 1,5, che diventa eh, negoziazione politica tra stati. E, Sto pensando che c'è questo bellissimo libro di un autore tedesco che si chiama Philip Blom, che ha scritto un libro sulla micro glaciazione del 600 e tu, e, e come economicamente cambia tutto perché c'è la glaciazione. E, e, e quando tu cominci a leggere il libro dici si è abbassato di due gradi, e dici che ci faranno questi due gradi invece il dramma, assolutamente. Quindi eh, anche questo non era quantitativizzato perché non avevamo le macchine che potevano... Tutto cambia nella matematica quando entrano ovviamente le macchine calcolatrici in maniera um, preponderante all'interno anche della ricerca matematica. E questo succede all'altezza degli anni 50 del Novecento. Quindi lì cambia tutto, perché ovviamente la potenza di calcolo delle macchine è infinitamente superiore alla potenza di calcolo. Elaborazione e calcolo delle macchine è superiore a quella degli esseri umani. Quindi lì ci sembra che ci sfuga. Oppure la tensione emotiva è che ti sfugga. Però non è che le macchine, fino adesso, si programmano da sole. Ci sono delle macchine che si autoprogrammano. però, fino a diciamo gli anni 80, gli anni 90, il novecento, erano programmate integralmente dagli esseri umani. Adesso bisogna. Come diceva Wiener nel 1951 nell'uso umano degli esseri umani, Human Use of Human Beings, dice esattamente questo. L'unico modo per sopravvivere alla terza rivoluzione industriale, che lui dice essere quella delle macchine, è studiare le macchine in maniera non competitiva, perché non puoi su quella roba lì, ma cooperativa. E questo io, tra l'altro, sono molto amica di questa scrittrice italiana che si chiama Michela Murgia, che adesso è ossessionata da questo gruppo coreano che si chiama BTS. Uh, ieri i BTS hanno fatto il primo uh, discorso in nome della Corea alle Nazioni Unite. In questo discorso che ovviamente ho dovuto sentire per continuare a parlare con Murgia che è monossessiva e quindi vuole solo sentire il BTS, eh, che cosa c'era però? C'era uh, una descrizione del cambiamento climatico che aveva uh, che non veniva visto in maniera apocalittica, uh, come è stato giustamente anche presentato da, Gre da Greta Thunberg. Però qual è il problema dell'apocalissi? Problema epistemico dell'apocalisse, che l'apocalisse è derresponsabilizzante. Se tutto finisce, tu non ti devi preoccupare che cosa succede il giorno dopo, quindi tecnicamente dialetticamente apocalisse non è interessante. I BTS dicevano un'altra cosa, lo dicevano come delle rockstar, degli idol giapponesi, quindi, cantando tutti stupendi, non sembrano maschi e femmini, sembrano gli avatar. Cosa dicono? Dicono è quello che è capitato, per la, fa parte della nostra evoluzione il cambiamento climatico. Quindi era una specie di adattamento al pensiero del cambiamento climatico, che non significa. Non significa evitare di limitare le emissioni di gas serra e di CO2, non significa questo, significa considerarlo come una parte della nostra evoluzione, che è diverso da dire ci distruggerà. Sta dicendo ne siamo parte, siamo parte del cambiamento climatico. Ecco, quando fai parte delle cose e le cose sono tue, può darsi che le cambi, non è fuori di te, è dentro di te. Quindi, secondo me, è stato un grandissimo discorso. Però citavo il caso del cambiamento climatico per dire che anche la nostra definizione di natura è praticamente mediata dal numero. La natura in sé non esiste, la vediamo solo attraverso. Perché oggi. non c'è Zellini a parlare con Matteo Pasquinelli con la natura del numero? No, parlando della natura come, come mondo, come pianeta, come ecologia, ecosistema. Ripensando ai matematici eh, italiani durante la crisi del Covid, in TV abbiamo visto, almeno in Italia, un sacco di virologi, però di matematici pochi no? che perdevano Pochissimi, eh. perché matematico non è culo, cool. matematico eh, sta lì sta, nella sua torre d'avorio, anche questa è l'immagine il racconto letterario del matematico non è un racconto realista, il racconto degli scienziati non è realista, eh, credo che anche in Germania sia stato un grande caso letterario questo libro di Benjamin Labatut cileno che si chiama Quando abbiamo smesso di capire il mondo, e anche quello è un racconto non, non realista dello scienziato, cioè sempre lo scienziato pazzo, lo scienziato mistico lo scienziato che però sta da solo in ciampa, è Newton e la mela cioè non è che quel poraccio si è fatto veramente tanti anni di studio per arrivare alla gravitazione, è che va a casa si rompe le scatole, sta sotto l'albero di melo, gli cade, gli cade la mela in testa e lui capisce una cosa: non sono in contraddizione, però, che passi solamente il racconto non realista. Quindi, i matematici non sono stati chiamati perché tecnicamente eh, forse pensavano che stavano facendo dei, contare... dei conticelli <ride> nei loro studi eh, università per università. Però mi sembra nel tuo libro che la figura del matematico, anche come genio, un po' sparisca e tu voglia portare una, un ruolo della matematica come spazio di discussione, litigio, controversia e negoziazione. E, e questa, secondo me, è la tua formula politica. Prima di, di arrivare alla tua definizione di rivoluzione, parliamo di questo, cioè del fatto che tu proponi la matematica come spazio, ma come lo è stata storicamente, che non è appunto questa scuola di verità, ma è uno spazio di discussione. A volte usi anche il termine eresia, ma non sei completamente sicuro se esistono in matematica le eresie. Però il fatto è che la matematica è costruita, è un processo costruttivo, costruttivista, potremmo dire oggi, no? Allora, io non ci ho mai creduto, essendo stato un matematico evidentemente non geniale, se non avrei preso la medaglia Field, non ho mai creduto al racconto del matematico geniale. In qualche modo dovevo dare realtà a me stessa dicendo che è un processo. Eh, e credo che lo sia, eh, indipendentemente da me. Eh, mi interessava dire questo però, che noi, giustamente Matteo Pasquinelli dice, che la matematica è sempre stata politica. Ed è vero questo, le civiltà hanno proliferato e pr nelle civiltà creative La matematica si sviluppa. Nel Medioevo non c'è nessuna matematica. La matematica è esattamente il contrario di sviluppo della religione. Laddove si sviluppa la teologia, non si sviluppa la matematica. Anche qui con Zellini si potrebbe discutere, però questo è quello che io ho valutato storicamente, che, che ho, mi sembra di aver capito storicamente. Ehm, mi interessava dire questo: che la matematica è un linguaggio che noi impariamo alla stessa altezza emotiva dei nomi di famiglia. Cioè un bambino nasce. Impara a dire mamma, papà, mamma, mamma, papà, papà, sorella, fratello, eh, Giacomo, Giorgio, se nascono senza una struttura familiare classica e immediatamente dopo impariamo a contare. Impariamo Fino a quando conti, si dice ai bambini che hanno 3, 4, 5 anni, e quelli fino a 3, fino a 4, fino a 5, fino a 11, quando non ci sono più le dita, e lì comincia proprio a voltare nell'astrazione già, perché ovviamente non si fa. No, 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 quello è il primo salto grosso di astrazione. Qual è la differenza? Che esattamente come tu impari le relazioni tue affettive, quando nomini mamma, papà, fratello, Giacomo, tutte queste cose qui, così tu impari il principio di causa e effetto semplicemente con i naturali. E capisci che la matematica è costruttiva, che senza due non puoi fare uno, che tre si fa sommando due a uno o aggiungendo uno a due, e tu impari una conseguenza. Esattamente, tu impari un principio di causa-effetto quando sei piccolo, poi a un certo punto ti arriva eh, l'astrazione delle scuole medie, A e B, eh, frazione non frazione, che cos'è, non, non si divide per zero, e tu quante volte, quantu, cioè, quanta amarezza vi ha dato, a me tantissima, la, proprio la verità non si divide per zero, e tu dici ma perché non si divide per zero? E nessuno te lo spiega mai perché non si divide per zero. E questo a me mi angosciava le scuole medie, cioè, perché non si divide per zero? Perché zero? È come mio padre mi diceva: è posizionale. Che significa? È spiegato poi invece benissimo in quel grandissimo romanzo di Michael Crichton che si chiama Congo. Perché la matematica che sta all'interno di Congo, che invece lì c'è un racconto realista, anche se è geniale, è questa Ross. Detta il ghiacciaio rosso, che ti spiega come funziona lo zero posizionale e come funzionano le divisioni. Andatelo a leggere in Crackton, perché lo dice meglio di come ve lo direi io adesso. Poi si scrivono i libri appunto per questo, perché qualcuno ha detto delle cose meglio di te e tu quindi le usi. Um, e quindi Volevo dire questo che la matematica è un linguaggio che noi impariamo emotivamente, che ci serve emotivamente, che imparandolo emotivamente impariamo anche il principio di causa effetto, quindi il principio di causa effetto è emotivo, non è una cosa razionale e quindi non c'è una stessa distinzione, non c'è una distinzione tra emotività e razionalità, dipende a cosa ti serve. Quindi i linguaggi che noi utilizziamo sono funzionali, cioè a che cosa ci serve? Ragionare o a che cosa ci serve procedere emotivamente che significa poi procedere col cervello analogico, che è il nostro cervello più vecchio, cioè se la matematica è analitica, la razionalità è analitica, eh, l'emotività è analogica, ma è analogica, non è una cosa che non può essere formalizzata in nessuna maniera, altrimenti non esisterebbe ma qua psicanalisi non esisterebbe niente, ok? Mm. Sto mettendo in mezzo troppe cose, però quello che volevo dire è questo, che la matematica fa parte di un sistema di regole che noi impariamo a un'altezza emotiva molto presto e che è un sistema di regole condivise, di verità assolute ma transeunti e che può essere utilizzata come base per comprendere come funziona la libertà in una comunità e non fuori. Quindi come funziona essere liberi in un sistema dove esistono gli altri. E sono convinta che a questa altezza dell'ipotesi sia un'ipotesi ragionevole, non vale per tutto, perché poi i numeri non sono le persone, però, come ipotesi di ragionamento e di funzionamento ne sono ancora abbastanza convinta. Poi è un libro di spunti, non è un libro, non è un libro teorico. Cioè, non è una summa teologica. Non è una summa teologica. teologica. Mm, no. Ma cerchiamo di portare questo gioco di astrazioni a un gioco più adulto che è la costruzione della Costituzione italiana, mm. che tu analizzi nell'ultima parte del libro. Perché continua lo stesso metodo e vuoi dimostrare in qualche maniera che il tuo metodo è politico non solo per i bambini ma anche per gli adulti i cittadini. Dici qualcosa su come leggi matematicamente la Costituzione italiana, poi ti faccio un commentino io sul primo articolo. L'idea era questa, da dove sono partita, una cosa che nel libro non c'è scritto perché mi è venuto in mente dopo, ho capito perché avevo scritto quella cosa. Io sono nata in un mondo dove era possibile, in Italia nel 1978 dove per le donne era possibile abortire e per le coppie era possibile divorziare. Mm? Quindi il mio mondo era disegnato da queste due leggi. Questa possibilità di leggi. Mia madre, che è nata nel 52, era nata in un mondo dove per le donne non era possibile abortire e dove per le coppie non era possibile divorziare. Il mondo di mia madre, per quanto fosse completamente. Legale, come lo era il mio, era un mondo diverso dal mio. Quindi in effetti le leggi e la Costituzione italiana disegnano dei modi di comportamento. Sono in fisica una cinematica. Ci cioè avete presente quando dico la gravità vale tot, l'accelerazione vale tot, i, i corpi si muovono in un certo modo? Ecco, le leggi fanno questo per i corpi civili in qualche modo. Decidono come ci possiamo muovere all'interno di un sistema di regole. E questo lo facevo nel libro l'esempio è smontando la Costituzione, cioè come funziona l'articolo 1, è in contraddizione o no con altri articoli. Che cosa possiamo fare se eh, e, e siamo extra legem o siamo in legem? Cioè, come, come possiamo muoverci all'interno di un sistema di vita, di modo di vita disegnato dalle leggi di uno Stato? Questo era il, il, il gioco, diciamo l'esercizio della democrazia, credo che sia. Il ciò che è anche inventare nuove regole, perché le costituzioni poi nascono in effetti come processi creativi, poi dopo si fissano, certo. si cristallizzano un po', e la matematica è questo, definire regole, ma poi anche inventarne nuove che rompono quelle precedenti, certo. che distruggono quelle precedenti. Non evolvono. L'esempio che faccio nel libro, che è un esempio banalissimo, e che però è molto efficace, è questa banalissima equazione quasi tenera, che è x al quadrato più 1 uguale a 0, e che pure non è stata risolvibile per circa 2000 anni della storia umana, perché x al quadrato più 1 uguale a 0 corrisponde a x al quadrato uguale meno 1, e tutti dicevano i quadrati, le aree, non possono essere negative. E questo è stato fino a quando leibniz non, dice, non scrive la cosa più queer del mondo. Dice, ma che cos'è questa entità ibrida che non è né reale né non reale? che esiste ma non può essere scritta. Cos'è questa meraviglia della natura che non si fissa in nulla? Eh, sembra, non so, il rappresentante del gay pride. No, è Leibniz. Ecco, quando succede questo, che quell'equazione quell che non è stata risolvibile neanche da grandi matematici per tanti anni era considerata non risolvibile, dunque falsa, è falso x al quadrato più 1 uguale a 0, è stato falso per la maggior parte della storia umana. Poi diventa vero. Allora tu dici, erano tutti cretini prima? No, non c'era la necessità, non avevamo bisogno dei numeri complessi, non ci serviva. Poi a un certo punto che abbiamo fatto, abbiamo rotto i numeri reali, ci abbiamo aggiunto i complessi, abbiamo fatto un, abbiamo fatto un mondo più grande per quello che ci serviva, e adesso siamo qui, e abbiamo fatto pure i circuiti, tutto quanto quello che ci serve per i numeri complessi. Quindi la matematica è questo, un sistema di verità che, vengono, che evolvono continuamente. Quindi non è una verità ossessiva, la matematica è il contrario del pensiero assolutista. Cioè, fare il matematico, studiare matematica, studiare scienze esatte significa non accettare che esista una verità assoluta, che non possa essere ricontrattata. E, e questo è molto, è molto bello, è molto rivoluzionario. In un mondo dove tutto sembra fisso e soprattutto dove la matematica viene insegnata come un castello chiuso e immutabile, adesso è vero che è immutabile, è vero che x al quadrato più 1 uguale a 0 è falsa nei numeri reali, questo non è che cambia. Però ti dice cosa? Che le verità matematiche, come tutte le verità, dipendono dal contesto in cui sono enunciate. Le verità senza contesto non esistono. Questo dice la matematica. E quindi ogni volta che mi veniva e mi è stata detta una verità, io pensavo sempre: qual è il contesto di questa verità? Quali sono i limiti in cui questa verità vale e, e dopo i quali non vale? E questo è un esercizio matematico. Io direi: um, abbiamo. Testato le capacità della matematica dai censimenti babilonesi fino a, alla modernità e mi interesserebbe invece che tu ci possa fare l'eccezione all'articolo 1 no, tu, no, era, era carina la mia idea è solo mia questa non è tua cioè che la matematica è come la democrazia è fondata sul lavoro <ride> è vero è vero cioè che comunque no bisogna lavorare ci sono i processi sociali e, e tu salti l'articolo 1 un po' ce ero rimasto male però ci stava bene nella tua poi il lavoro vuol dire anche comunicare parlare discutere litigare e, e creare reti sociali e, ma tornando praticamente dicevo abbiamo applicato la matematica di diversi campi l'abbiamo riscoperta um, in tante personalità diverse, però quello che mi incuriosiva tantissimo chiederti è in quanto la matematica avesse aiutato il tuo cervello quando il tuo cervello ha a che fare con la letteratura o la poesia e, e questo, questi due campi non sono stati separati, ad esempio se penso a Cassir qui in Germania e alla storia dei Kulturwissenschaft qui, cioè che hanno tenuto le forme simboliche della scienza della matematica, dell'arte, della poesia insieme, ma volevo avere la tua esperienza come anche scrittrice, editor, letterario, me lo dicevi prima? Allora, l'unica cosa che posso dire dove capisco veramente che mi è servita è che siccome leggo molti manoscritti, mh, per spiegarla devo dire un'altra cosa, quando c'è un, te un teorema è fatto di un'ipotesi e si giunge attraverso un processo, che è un processo algoritmico ancora, ma è fatto a mano, a una tesi. Adesso ovviamente per giungere alla tesi tu devi usare tutte e sole le ipotesi che ti sono state date. Capita che certe volte le ipotesi date siano sovrabbondanti, cioè non ti servano per giungere alla tesi, o dicano la stessa cosa, si raddoppino, si replichino. Ecco, adesso questo io un po' mi è rimasto talmente impresso che quando leggo un testo o un manoscritto e ci sono scritte delle cose io in qualche modo capisco che una cosa è sovrabbondante rispetto allo sviluppo narrativo del libro. E quindi lo so dire con, con grande esattezza, o penso di saperlo dire con grande esattezza, che poi è la stessa cosa. Cioè, non è detto che sia la realtà, è la mia realtà. Però questo capisco che dipende un po' da quell'attitudine a montare e smontare i teoremi, montare e smontare ipotesi, aggiungere o togliere ipotesi per vedere se sono sovrabbondanti o no. Questo sì, credo che dipenda. Non so se sarebbe stata la stessa cosa non avendo fatto matematica. Può darsi. So che per me è stato un esercizio matematico. Io credo che esistano delle influenze, insomma, sulle nostre capacità di leggere testi che provengono anche da altre pratiche, discipline e, e allenamenti. Di scrittori, romanzieri e poeti che per te hanno un qualche valore matematico, che hanno portato la matematica nei loro romanzi? Mi viene in mente nessuno. Beh, se ti leggi L'Uomo senza qualità di musil, c'è una grandissima descrizione su numeri complessi. Per esempio, se ti leggi Virginia Woolf, ci sono, è ossessionata Virginia Woolf da come si fanno le somme. Vi leggete Le onde e ci sono le somme. Dici, ma perché se gliene fregava delle somme? Perché Virginia Woolf è ossessionata dalle somme? Somme che non compaiono, al contrario di molte cose che lei scrive, non compaiono nei diari e non compaiono nelle lettere, stanno solo nei romanzi. Perché? Non lo sappiamo, è morta. Eh, oppure, che ne so, eh, se leggete Conan Doyle, Conan Doyle ha tutta una specie di trascrizione eh, qualitativa di, di un grande amico di Matteo Pasquinelli, che è Fischer, uno statistico, <ride> morto nell'Ottocento, che fa, fanno esattamente gli stessi studi sugli stessi. Ehm, slums di londra e eh, uno però li descrive statisticamente e l'altro ne descrive i comportamenti imputando entrambi alla povertà certi dati o certi o certi altri eh, se uno legge però gli è più facile perché nasce chimico se leggi asimov asimov è pienissimo di matematica è pienissimo diciamo di come funzionano eh, di come funzioneranno i computer eh, beh, ci sono grandissime discussioni matematiche dentro a d'acciaio per esempio perché il padre di Gigrobo d'acciaio è morto e quindi il, il suo oh, è stato Stato trasferito il suo cervello in un computer quindi ti spiega come è possibile trasferire una persona un essere umano molto prima in Italia dell'elenco dell telefonico di Atlantide e molto prima di quello che facciamo ogni volta che perdiamo un iPhone che andiamo all'Apple Center ci danno lo stesso iPhone con tutto quello che c'è dentro quindi trasferire la sostanza e cambiare il case eh, in Don Delillo ci sono penso a Zero k ma penso a Stella di Ratner, sono infiniti racconti di matematica non contemporanea eh, Tom Stoppard per teatro ha cioè un sacco di cose matematiche cioè, ci sono scrittori che si, la battuta adesso sta scrivendo un libro per esempio sui, sui matematici, cioè, ci sono... Lo stesso, le grida manzoniane con i conti diciamo, gra, del grano disponibili o no, sono in qualche modo una uh, ostensione di conoscenza matematica nel, in quella cosa gigantesca che è, 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 che è il romanzo, ma ce ne sono, ce ne sono tanti, N non li vado cercando però, eh? mi appaiono. Eh, quindi non è un, una ricognizione sistematica, eh, però sì, li ho trovati volta per volta e anche raccontati, raccontati, raccontati bene, sì. Io aprirei a questo punto uh, al, al pubblico, no? visto che siamo quasi verso le 8. 6. Ci sono domande. Ci sono dei passaggi sul fantascientifici nel testo, quando parli di superaddittività. Oh, sì. Che mi ricordano un po' alcuni. Eh, Romanzi sul ciberspazio, però eh, io mi fermerei qua e chiederei appunto se ci, se ci fossero domande. Per chiaro, per. Ok, ciao. Credo che il campo della letteratura e matematica è grande, si potrebbe organizzare una, una cosa solo su questo. E non mi sono informato sui suoi tempi. Continuiamo. Chiederei alla, chiederei, chiederei alla regia se ci sono delle domande del pubblico, se, se domande del pubblico virtuale. Ah, sono... è vero, perché abbiamo... mi sono dimenticato... C'è una domanda, una domanda che... qui e... Eh... Per questioni igieniche non passiamo il microfono, magari possiamo usare questo microfono uh, qui, così magari anche i traduttori percepiscono uh, um, la domanda e possono tradurlo uh, per chi ci segue online. Mi ha convinto molto il suo dire che la matematica dovrebbe essere insegnata in modo del tutto diverso, tipo la storia della matematica se. avrebbe forse anche aiutato a me <ride> comunque um, co come ha vissuto lei ha vissuto lei la, la sua mh, carriera scolastica era, mh, era, era nata matematica già all'epoca come, come, come ha sopravvissuto quella vecchia didattica secondo me poco e secondo lei poco adatta a imparare la matematica o ad ah, amarla allora io ho avuto un papà fisico eh, che cosa significava questo? Significava che fisico sperimentale quindi significava che io passavo i miei pomeriggi di bambina quando lui c'era a casa con quest'uomo seduto sulla poltrona che manteneva una pallina in mano oppure manteneva un, un prisma in mano oppure manteneva un cilindro in mano e poi te li dava oppure ti dava dei contenitori di forme geometriche varie, in particolare cilindro, sfera e cono, che si riempivano d'acqua, e quindi io passavo il tempo, avevo due, tre anni, a fare questi travasi di acqua, come tutti i bambini sporcandomi. E solo che poi arrivi a dieci anni, allora ancora si studiava geometria solida nelle scuole elementari e qualcuno ti fa la domanda qual è il rapporto tra i volumi della sfera, del cilindro e del cono, e tu come in The Millionaire di Danny Boyle lo sai, ma non sai perché lo sai. Sai che è uno un terzo due terzi, non te l'ha detto nessuno. Quindi, in qualche modo, io ho avuto la fortuna di crescere in una famiglia dove i concetti astratti di qualsiasi natura erano trattati alla stregua dei pomodori. Quindi li potevi trasformare. Non c'era un problema di tipo culturale o no, non erano intoccabili. Così d'altra parte. Nella libreria di mia madre c'era questo libro pubblicato da Garzanti che io ricordo con orrore che si chiamava Fiabe Russe Proibite, che erano fiabe porno che io ho letto avevo 10-11 anni e ovviamente c'erano queste cose, questi cazzi che si allungavano con gli anelli oppure eh, donne che andavano con i cani, ma io non capivo perché erano pruriginose in qualche modo queste storie, perché non capivo. Non avevo una dimensione in qualche modo, non era la mia curiosità, quindi leggevo queste cose e dicevo ma perché sta nascosto questo libro? Ecco, anche quello non era... Alle scuole medie ero abbastanza in grado di, di modificare alcune procedure di calcolo, quindi eh, trovare un altro modo di estrazione di radice, perché ancora si facevano estrazioni di radice a mano, o di logaritmi. Poi arrivata alle scuole superiori comincio a leggere. E mi allontano totalmente dalla matematica, non mi interessa più, non è una cosa che mi serve, non è una cosa che mi serve per sedurre, non è una cosa con la quale io mi trovavo seducente. E Poi invece all'università l'ho ricominciata a studiare, l'ho cominciata davvero a studiare ed è stata una grande avventura culturale, perché eravamo pochi, l'università di Napoli nel 96, che è una grossa università italiana, eravamo scritti a matematica in 60 persone ed era pochissimo. Uh, e quando sei molto giovane, studiare delle cose dove dire le bugie è difficile è molto appassionante, perché devi perché tutti vogliamo mentire, tutti mentiamo, però per mentire in matematica devi essere bravo. E quindi diventa divertente. Quindi è andata così, non so se sono nata matematica, sono sicuramente nata in una famiglia dove non era, non dovevi esserci portato per la matematica, dove non c'era una specie di, eh, di vieto culturale a studiare o a capire quella cosa lì. Tutta, tutto poteva essere capito, anche non subito. Cioè, ci sono concetti matematici che io ho capito dopo anni, lo racconto sempre perché studio il concetto di anello in algebra e non lo capisco. Però lo ripeto a Pappardella, vado a fare l'esame di Algebra e racconto l'anello. Lo racconto perché non lo so, non lo capisco. Primo anno di dottorato di ricerca, mi serve di fare un conto e capisco a che servono gli anelli, che sono delle strutture che ti permettono di non avere la commutatività della moltiplicazione, cioè moltiplicare una cosa a destra o a sinistra dà un risultato diverso. Mi sono alzata nella notte, ho guardato il buio e ho detto, ecco che cos'è un anello. Quindi la matematica è così, ti abitua anche al fatto che le cose puoi non capirle subito, non capirle interamente, certe cose non le ho mai capite, e, però è normale. E forse ti, 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 ti dici pensando che se ti fossero davvero servite le avresti capite. Quindi no, non sono nata matematico, però non ho avuto nessuna occlusione nello studiare matematica, neanche quando mi sono iscritta ed ero una studentessa mediocre. Infatti, mio padre, che invece è un grande fisico, mi ha detto: Sei sicura? Non sarà meglio che ti scrivi a lettere? È meglio un buon critico letterario che un pessimo matematico. Quindi io entro con fiducia all'università. Dicendo: mio padre pensa che sia una cretina. Invece, lui adesso nega, nega, nega questo fatto qui. Però, tesi di dottorato, io Devastata da questa tesi di dottorato lunghissima, quattro anni, una, un dottorato quadriennale, un ris dei risultati anche, anche belli, e, e io faccio basta. E mio padre fa: Non, ha, non hai capito cosa hai fatto nella tesi di dottorato? E io a quel punto, quando già cominciavo a sentirsi questa cosa del mansplaining, io faccio, papà, perché mi devi raccontare tu che cos'è la mia tesi di dottorato? In effetti l'aveva capita meglio lui, però io l'avevo fatta. <ride> e comunque, fare le cose, come sempre è scritto per sempre, per tutti, Simon Weil, essendo la gioia, il sentimento della realtà, io comunque l'avevo fatta. Grazie. Altre domande? Accettiamo anche domande politiche? Eh? piano di vista accettiamo <ride> è vero però ci sono se non ci sono altre domande noi continuiamo a parlare ah, ma, ma ci salviamo quante <ride> vogliamo dener questione <ride> vogliamo concludere qui io penso che sia stato allora, eh, penso che sia stato così arricchente e ispirante per tutti, per cui ci porteremo dietro e ci continueremo a riflettere, e a proseguire anche su quello che abbiamo sentito oggi. Abbiamo sentito tante cose eh, di vita e di scienza, direi, e anche di letteratura, e quindi io penso che. Posso solo ringraziarvi anche a nome del pubblico, a chi ci sente per tutto quello che ci avete dato. Eh, grazie a Chiara Valerio e grazie a Matteo Pasquinelli che l'ha un po' incalzata. Ma spero aspettiamo che... che esca il libro di Matteo per fare viceversa. Aspettiamo <ride> che esca il libro di Matteo che... per fare viceversa, e forse anche, chissà, un romanzo di Chiara Valerio, forse no? Quindi è un arrivederci, eh, vi ricordo che siccome è un arrivederci, un arrivederci anche per l'Istituto Italiano eh, di Cultura di Berlino e abbiamo un programma fittissimo ai prossimi giorni, quindi non dimenticateci e andate, sul, andate a guardare che cosa succede il 24 con Opera Streaming che ci racconta la straordinaria storia di della trad grande tradizione operistica dell'Emilia Romagna, pensiamo a Verdi ma non solo, eh, poi il 27 una, una magnifica conferenza del professor Macchiarella con il canto a tenore Sardo dentro il museo, il Noyes Museum in occasione di questa mostra sulla Sardegna megalitica e ancora il 30 eh, la giornata dei traduttori protetti come si dice da San, Giro San Girolamo, il traduttore della Vulgata, eh, avremo qui Claudio Magris e la Anna Loib per, per, per ehm, conversare con la seconda voce, un autore che parla con la sua traduttrice e viceversa, cosa si aspetta una traduttrice dal suo autore in questo caso. Quindi insomma è un programma denso che poi proseguirà ancora in autunno e quindi spero di... Che vi interessi e di rivederci presto. Arrivederci e grazie.